In gara 1 ho conquistato la seconda vittoria stagionale nel momento più importante. Al contrario, molti pretendenti al titolo hanno fatto dei passi falsi pesantissimi, uscendo definitivamente dalla lista dei pretendenti al titolo Chief National Trophy. La lotta adesso è a due. Io e Santoro, un punto di differenza a dividerci in classifica. Chi arriva davanti vince. In ogni caso, essere qui oggi a giocarmela l'ultima gara dopo tutte le sfighe subite e i punti persi per strada è già una vittoria. Ma non mettere la ciliegina sulla torta dopo tutti gli sforzi e sacrifici fatti sarebbe un peccato, o no? Diamo il via a questi ultimi 10 giri della stagione 2020. Ciao Andrea, dalla seconda posizione dello schieramento, in realtà dalla seconda posizione anche in classifica, un punto da Agostino Santori, c'è Luca Salvadori, vincitore di gara 1, beh, e calcoli a zero, Luca, gas e poi si va. Sì, l'unica cosa, bisogna stare fuori dai casini e basta, dovrò stare attento semplicemente a fare la gara su Santoro, su Agostino, e niente, che vinca il migliore, magari lui i primi giri sarà un po' più fresco perché ha fatto il warm up stamattina con la Superbike, però non ci spaventa e... daremo tutto. E quindi eccoci qui, uno contro l'altro. Chi l'avrebbe detto a inizio anno, con tutte le sfighe che sono successe, di ritrovarci qui a un punto dalla vetta a giocarci il campionato? E soprattutto con il mio milfone bombardone del 2018. È incredibile il feeling che ho raggiunto con questa moto. Appena ho deciso di voler tornare indietro mi è stato detto che ero pazzo, che non aveva senso farlo e tutto il resto, però alla fine, amici miei, i risultati hanno parlato per me. E soprattutto perché ha visto i video vecchi e soprattutto ha visto quello che è successo a Imola, potevamo arrivare qui con parecchio vantaggio. Poi ripeto, la mia sfiga la conoscete tutti, quindi ci ha tarpato le ali e vorrà dire che dovremmo giocarcelo all'ultima gara così. E di sicuro non mi tirerò indietro. Incredibile, Santoro con quel V2 parte in una maniera, cioè non ha senso, sembra sparato con la fionda. Comunque in ogni caso ho perso solo una posizione, gli avversari che volevo avere a stretto contatto sono tutti qui, l'unico problema sarà quando Santoro supererà Lanzi e lì dovrò sbrigarmi immediatamente a fare lo stesso anch'io. Al momento stiamo qui e analizziamo la situazione perché gli errori oggi sono fatali. Sto piacendo, sto guidando male, sto guidando nervoso, ho già rischiato di lanciarmi per aria per ben 3 volte in questo primo giro, devo stare calmo, devo guidare come ho fatto ieri e devo fare ritmo. Purtroppo lì davanti stanno andando forte, sono un po' impiccato, Lanzi sta tirando Santoro e di conseguenza non devo perdere il treno. Dai Luca che ce la possiamo fare perché siamo lì. Un gran casino perché Santoro ha migliorato il passo rispetto a ieri e soprattutto è diventato ancora meno attaccabile in staccata. Ha migliorato quei punti dove io ieri riuscivo a fare un pelino la differenza e oggi è veramente dura. E ho notato una cosa in partenza,
Santoro ha la SC0, io invece ho una SCX al posteriore. E questo è un aspetto fondamentale, perché la mia gomma dà il meglio nei primi giri e la sua invece al contrario negli ultimi. Quindi, anche se non è nel mio stile di guida, oggi devo provarci, devo buttarmi dentro in ogni singola occasione e rischiare più di quello che faccio di solito. Perché se sarò ancora dietro negli ultimi due giri di gara, sarà veramente molto più difficile passarlo rispetto a ieri. È l'ultima gara, cervello off, oggi non si fanno più tattiche. Francesco Cocco, che però è un po' impiccato, sta veramente dando il massimo e ha preso già molti rischi. In ogni caso riesce a stare attaccato a uno che ha vinto due gare come Salvatori. Sì, sta facendo una bellissima gara. In questo momento non so cosa ne pensi tu, siamo all'inizio, mi sembra che le Ducati abbiano un ottimo ritmo, vediamo quanto ne avrà invece appunto Luca Salvatori. Per rimanere lì agganciato e giocarsi tutto fino alla fine non può assolutamente mollare Santoro. Dobbiamo dire che lo ha dichiarato prima, Salvatore ha detto che i primi giri potrebbero essere più a vantaggio di Santoro, che si è già scaldato appunto nel warm up, però direi che è assolutamente lì, intanto 37,490 per Cocco. Essere nei panni di Lancia dopo quello che è accaduto ieri non può assolutamente permettersi di sbagliare, ma non tanto in ottica campionato quanto per se stesso e per il team, e però non sbagliare quando hai tre piloti così vicino è stressante proprio. È stressante. È vero che l'esperienza lì non manca, non manca assolutamente, però mamma mia che gara sarà veramente, da cardiopalma fino alla fine, perché vedere i piloti che si giocano il titolo così vicini in gara, un solo punto di differenza, davvero non capita spessissimo. Ha rischiato Salvatori in staccata, non so se l'hai visto con la coda di la telecamera stava già andando via, però insomma si è ripreso e non ha perso contatto in effetti, dai. No, è ancora lì, vuol dire che sta forzando tantissimo, naturalmente sa che non può mollare Santoro, anche perché i giri di gara sono 10, quindi non sono tantissimi, e andare poi a recuperare il gap potrebbe essere molto molto complicato. Adesso Lanzi in questo passaggio qui, quando siamo alla Roma, ha guadagnato qualche metro rispetto a prima, mentre sembra abbastanza veloce Salvatori in questo punto con la sua BMW, riesce ad avvicinarsi a Santoro. Lanzi ha preso margine. Mamma mia ragazzi, rispetto a ieri la moto si muove tanto di più. Non penso sia un discorso di setting, ma semplicemente stiamo girando mezzo secondo di passo più veloci rispetto a ieri. Ovviamente quando si fa un assetto lo si fa in base alla propria prestazione. Oggi stiamo proprio andando oltre le nostre possibilità. O almeno per me è così, perché sto facendo una fatica a tenere questa moto ferma incredibile. Cocco, che comunque riesce a rimanere lì con i primi tre, chi non riesce a rientrare invece Ciacci, che è in quinta posizione ma staccato di un secondo e uno dai primi, ed eccolo di qui di nuovo alla Roma, meno di prima, però insomma fa valere più velocità e lascia scorrere benissimo la sua Ducati. Lorenzo Lanzi di nuovo davanti a tutti, Santoro 37,392, giro veloce della gara. Vediamo Salvatori 37,470, perde qualche cosina, non tantissimo, ma i primi tre sono ancora incollati. Che gara ragazzi, mamma mia.
Santoro ha provato l'attacco su Lanzi e di sicuro uscirà più lento dalla Campagnano. Devo provare assolutamente a sorpassarlo alla Soratte. Sarà una delle mie pochissime occasioni, devo sfruttarla ad ogni costo. Salvatore dice, sai che c'è, vado io all'attacco, ci provo, arriva lungo, staccatona ma lungo. Niente da fare, niente da fare, appena forzo quei 3 metri in più rispetto al Ducati vado lungo, non riesco a fermarmi. È veramente complicato passarlo, veramente complicato. Devo fare come ieri, anche se a su 1-0 è strano che accada, ma speriamo gli cali un pelino la gomma o come minimo non sia così performante come è stato fino adesso, in modo da riuscire ad avvicinarmi il più possibile e riuscire a portare a termine un attacco. Allarme rosso, Lanzi inizia a essere in difficoltà, ha sulla mia stessa gomma l'SCX. Inizia ad avere molta meno trazione fuori dalle curve e Santoro inizia a farsi vedere da ogni parte. Appena lo passerà dovrò fare la stessa cosa anch'io in maniera rapidissima, altrimenti ciao, grazie e arrivederci. E poi rimane sospetto Cocco, che ho l'impressione che se rimane lì nel finale magari per il podio ci proverà, perché è proprio vicino vicino. Lo sapevo, detto fatto, Santoro è davanti, è in prima posizione e se ne sta andando. Non ho proprio tempo di aspettare. Dovrò fare lo stesso identico sorpasso che ho fatto ieri ai Cimini. È la mia unica occasione per cercare di rimanergli attaccato. Però come ben sapete, Lanzi non è che sia la persona più facile da passare in staccata, soprattutto quando ha un Ducati sotto il sedere. È davvero complicata per Salvadori, eh? Ha 2 Ducati davanti, si è messo di mezzo con la seconda posizione Lorenzo Lanzi, che non è certo un morbidone da andare ad attaccare e superare, e soprattutto non c'è molto tempo, eh? Non c'è molto tempo, attenzione, perché Santoro qui potrebbe approfittare per guadagnare terreno. Qui Salvadori sarà chiamato inevitabilmente, lo vediamo infatti come esce dalla Roma a rischiare subito qualcosa. Beh, da una parte gli si mette male perché Santoro sta allungando davanti, dall'altra cambia la situazione di gara. Attacca! Lanzi tira una gran staccata, Salvadori fa lo stesso, guadagna un gran sorpasso questo. Gran sorpasso di Luca Salvadori, che non si arrende, non molla, in seconda posizione e adesso è lanciato cattivissimo verso gli scarichi della Ducati di Santoro. Prova già a farsi vedere all'interno, è lontano, ma giusto lanciare un segnale all'avversario, fa guarda, ci hai provato, ma io sono ancora qui, non mollo niente. Lanzi invece non lo so se ha un leggerissimo calo. Forse sì, leggero, adesso lo capiremo. Arriva di traverso e sbaglia la staccata, è lungo, ne approfitta Cocco e va a prendere la Soratte, la terza posizione. Voleva il premio, adesso c'è, è nella sua zona. E vediamo i distacchi. Allora, Salvadori da Santoro aveva 6 decimi, adesso lo ha portato probabilmente a 5, a parte che si valuta anche visivamente. Sì, diciamo incollato. Ormai è recuperato. Sì, è incollato, ha recuperato, è stato bravissimo, anche se qui in uscita al tornantino fatica parecchio. Cocco molto corretto, devo dire, non azzarda prima della S, una manovra che sarebbe stata sicuramente forzata, chiude leggermente, consente a Salvadori di rimanere nella sua traiettoria e a se stesso di mantenere bene la terza posizione. Lanzi sta invece perdendo terreno, Lanzi sta perdendo terreno.
gara veramente da paura, perché giocarsi gara e soprattutto campionato in questo modo, incollati in prima e seconda posizione, mamma mia, ci vuole veramente sangue freddo qui, e tanto gas. Bisogna dire che se Salvatori è l'idolo di Instagram, comunque un pilota molto noto, un pilota che si è vinto, è molto social, Luca, è vero. Attacco, Luca Salvatori resiste all'esterno e adesso è battaglia vera, adesso è battaglia vera, non c'è più tempo, non c'è più tempo per ragionare, fare tattiche, strategie, bisogna arrivare davanti, ma attenzione perché l'attacco non è andato a buon fine, ha consentito a Santoro di guadagnare qualche metro e Cocco rimane lì, bisogna vedere cosa decide di fare Cocco, se lascia che i due piloti davanti si giochino gara o titolo o se vorrà dire la sua. Di nuovo all'interno Salvatori va a prendere la prima posizione, reagisce Santoro incrociando la traiettoria, si porta all'interno, è di nuovo primo, mamma mia, se è così fino alla fine c'è da morire Salvatori, di nuovo alla sorata, niente da fare, Cocco che li guarda e dice raga, io sto qui un attimo perché secondo me se continuate così, che roba. Ormai non so più dove provare a passare, Santoro è veramente bravo perché riesce sempre a trovare il modo di rinfilarmi o di rispondere all'attacco. Purtroppo mancano solo due giri e la mia paura si sta facendo sempre più fondata, cioè il discorso gomme. La mia SCX mi sta mollando, non so più neanche come sto riuscendo a rimanere lì, proprio con la forza di volontà, con le unghie, con i denti, qualsiasi cosa, ma di sicuro non con il grip della gomma. Difatti anche Lanzi, che era molto veloce all'inizio gara, adesso sta perdendo terreno e più o meno la stessa sorte dovrebbe toccare a me. Però in ogni caso non è giusto mollare adesso, teniamo duro, può succedere qualsiasi cosa, quindi bisogna rimanere lì attaccati e provarci fino all'ultimo metro. Ultimo giro, adesso Santoro spingerà come non mai per cercare di non farmi attaccare, ma devo stare lì vicino, devo provarci, anche a costo di buttarmi per terra, perché siamo arrivati qui e non ha assolutamente senso mollare adesso. Campagnano è uno dei punti buoni per l'attacco, staccatona, non può attaccare qui Salvatori, non può attaccare perché Santoro molto molto bene, devo dire, continua a tenere delle linee perfette e a fare allo stesso tempo grande velocità, esce potentissimo, Salvatori invece deve esagerare un po' per mantenere il passo della Ducati, attenzione perché Santoro sta guadagnando metri. No, ho sbagliato. Purtroppo troppo al limite, gomma finita, ho sbagliato. Mi dispiace. Era evidente che Luca Salvatori era un po' impiccatino per cercare di mantenere la ruota da posteriori di Agostino Santoro, che scendenne anche dal semaforo e dal tornantino. Adesso rimane la S e poi la Roma per Agostino Santoro, che ha il comando della gara con la sua Ducati. Agostino Santoro a margine, deve fare in percorrenza perfetta la curva Roma, e dietro la curva Roma c'è la linea del traguardo, che per Agostino Santoro significa la vittoria a Vallelunga e il National Trophy 1000 2020 è suo. Mi viene un po' da piangere perché siamo arrivati a tanto così, però queste sono le gare, è stato giusto così per questa gara, è stato più forte, ha fatto un ultimo giro spaziale 37-4, mi ha portato a sbagliare e una vittoria per uno in questo weekend. Purtroppo lo sapevo, lo avevo detto, la sfiga di Imola e quei 10 punti persi sono stati fatali. E in un campionato così serrato, così tirato, con degli avversari così forti, non ce lo si può permettere purtroppo. Vice campione per la terza volta in 4 anni, non so se essere felice o meno, perché sono sempre lì e dimostro di essere sempre molto veloce, ma per una sfiga, per un altro motivo, per l'altro ancora, ci manca sempre quel piccinin lì che purtroppo fa sì di rosicare sempre a fine anno.
però ripeto, in questo 2020 non posso assolutamente recriminarmi nulla, perché in gara non ho fatto un errore, non ho fatto una scivolata, ho sempre preso il massimo possibile senza esagerare una volta. Purtroppo lo sapete, non ve le sto neanche ad elencare le cose che sono successe quest'anno, però sono molto felice perché mentre sto rientrando nella pit lane sto vedendo un sacco di persone che addirittura pensavo mi odiassero in un certo senso, invece sono lì che mi stanno applaudendo. Questo mi fa molto piacere e vuol dire che in ogni caso abbiamo offerto uno spettacolo pazzesco. In ogni caso adesso godiamoci questo stupendo risultato, oltre alla vittoria di ieri. Andiamo sul podio e poi vi racconto qualche cosina prima di chiudere questa stagione pazzesca. Le hai provate veramente tutte, sembrava ne avessi e poi quell'errorino forse l'ultimo giro ti ha privato della possibilità di attaccare Santoro. Sì, più che errorino ero già oltre il limite da parecchio tempo. Io avevo sulla X come ieri, invece Agostino ha messo la 0, forse si è rivelata la scelta vincente perché c'è stato proprio solo quell'ultimo giro dove non sono riuscito a stargli vicino per poterlo attaccare e poi i dettagli fanno la differenza. Il mio secondo posto nel National è tipo una chimera che su 4 anni siamo al terzo, vediamo l'anno prossimo ritornandoci ancora un po' più tosti e magari con qualche sfiga in meno, cioè, vediamo se possiamo farcela finalmente. Ed eccoci qua ragazzi, che dire, stagione pazzesca, piena di colpi di scena, però penso che a questo punto sia arrivata l'ora di cambiare, di chiudere un ciclo. Non so ancora bene cosa succederà l'anno prossimo perché avete visto stiamo ripiombando nell'incubo dell'anno scorso, quindi speriamo invece, avendo una bella esperienza, di controllare la situazione e far sì di ripartire in modo tranquillo già da maggio-aprile. Spero che i campionati di quest'anno vi siano piaciuti, che i video vi abbiano coinvolto. Tra quello che è successo in Pirelli Cup e anche nel National possiamo tranquillamente dire che poteva essere scritto da uno sceneggiatore. Soprattutto alle prime gare, chi l'avrebbe mai detto di arrivare a delle situazioni del genere? Comunque veramente incredibile, mi sono divertito anch'io. Purtroppo, ripeto, in questo mese post campionato, secondo me quel sensore che si è rotto a Imola mi ronzerà nella testa per molto tempo, però cosa ci si può fare? Ogni volta si dice questo è il motorsport, però che due maroni ragazzi. In ogni caso sono sicuro che arriveranno delle notizie, non a brevissimo ma arriveranno, vi terrò aggiornati assolutamente, quindi rimanete sul canale perché ci saranno un sacco di cose interessanti. Non voglio spoilerarvi niente, ma ci saranno dei contenuti veramente bomba, un qualcosa che mi avete chiesto da tantissimo tempo e che non avevo mai il tempo di star lì a farlo, quindi mi raccomando, connessi come al solito, gas e ci vediamo al prossimo video.